Proseguiamo quindi con il quarto punto che ci chiede di, rilevata la convenienza delle proposte a tasso variabile, copiare i dati, incluse intestazioni, relativi alla proposta più conveniente, già precedentemente individuata mediante la formattazione condizionale, incollandoli trasposti in un nuovo foglio di lavoro chiamato RATAMAX. Rimuovere quindi dal foglio RATAMAX le eventuali regole di formattazione condizionale presenti. Benissimo, facciamo un nuovo foglio e andiamo a chiamare RATAMAX. Andiamo in proposte, selezioniamo l'offerta più conveniente e le intestazioni, facciamo copia, RATAMAX, e non andiamo a incollare semplicemente, ma a fare incolla trasponi. Come richiesto dall'esercizio, l'incolla trasponi non fa altro che invertire le righe con le colonne e i relativi dati al loro interno. Infine, selezioniamo il foglio, andiamo su Home, formattazione condizionale. Cancella regole dalle celle selezionate, in modo da eliminare le formattazioni condizionali di questo foglio. Seguiamo. Viste le momentanee ristrettezze finanziarie, la Sole Chiaro SPA vorrebbe valutare l'ipotesi di comprare un macchinario meno costoso, in modo da riuscire ad abbassare l'importo della rata mensile. Ecco, era quanto dovrebbe ammontare l'importo del finanziamento richiesto, per far scendere l'importo attuale della rata a 600 euro. Benissimo. Selezioniamo la bisecca. Per risolvere questo punto ci servirà un'altra analisi di simulazione, ovvero la ricerca obiettivo. La ricerca obiettivo che cosa va a fare? Non fa altro che modificare una tabella che noi diciamo ha un valore predefinito, quindi nel nostro caso meno 600 perché meno, perché ovviamente è una rata, quindi è negativo, cambiando una cella al nostro piacimento, nel nostro caso l'ammontare, quindi il costo del finanziamento richiesto. Schiacciando OK, noi andremo a modificare, facendo tutti i conti all'inverso, in modo tale che partendo da 600 fisso di rata mensile, calcoliamo quanto potremo ottenere di ammontare. Ecco fatto, questo è il risultato, diamogli anche qui una formattazione magari un po' più, ecco qua, un po' più consona, e abbiamo risolto anche il quarto punto. Finiamo quindi con il quinto ed ultimo punto, che ci chiede di, nell'ambito del programma di responsabilità sociale della Sole Chiaro SPA, sono stati selezionati a campione 20 dipendenti con differenti qualifiche, ai quali è stato chiesto di ipotizzare l'importo mensile che sarebbero disponibili a donare a un progetto di solidarietà sociale, coordinato e principalmente finanziato dall'azienda. I risultati dell'indagine sono contenuti nel foglio Focus Group. Ecco qua. In un nuovo foglio analisi, quindi analisi, calcolare per ciascuna qualifica l'importo mensile medio e rappresentare i risultati ottenuti mediante un grafico appropriato. Quindi andiamo a prendere, come già abbiamo visto in passato, tutte le qualifiche, facciamo copia, incolliamo qui, facciamo un semplice incolla e andiamo in rimuovi duplicati. Duplicati, ecco fatto. Proseguiremo quindi utilizzando la formula media.se, nell'intervallo di focus group C2, C21, come possiamo vedere qua, ricordiamoci di mettere F4, con come criterio A2, e come intervallo di media andremo di nuovo in focus group, prendendo l'importo mensile che l'indagine ha detto possono donare. Molto bene, diamogli magari una formattazione anche qui un po' più consona. Estendiamo la formula. Perfetto. Ci chiede inoltre di rappresentare i risultati ottenuti mediante un grafico appropriato. Quindi andiamo a selezionare i nostri dati, facciamo un inserisci. Come sempre, quando non specifica il tipo di grafico che dobbiamo utilizzare, va benissimo un colonne. Molto, molto, molto semplice. Ora magari andiamo a dare a questi numeri la marca dell'euro, perché di euro si tratta. E andiamo a dare un titolo appropriato, quindi per esempio importo mensile medio. Perfetto, abbiamo completato questa prima parte. L'ultima parte dell'esercizio ci chiede, sempre nell'ambito del programma di responsabilità sociale, la Sole Chiaro SPA sta valutando l'ipotesi di promuovere una campagna a favore dei figli dei dipendenti. La campagna prevede un versamento volontario delle neomamme pari a 30 euro mensili, a fronte del quale l'azienda contribuirebbe con ulteriori 30 euro.
L'importo totale verrebbe versato mensilmente alla fine del mese per 18 anni. Ci chiede poi, in un nuovo foglio di lavoro chiamato investimento, calcolare a quanto ammonterebbe dopo i 18 anni il valore dell'investimento, calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo del 3%. Quindi creiamo questo nuovo foglio chiamato investimento, molto bene, e andiamo a scrivere questi dati, quindi tasso interesse annuo, che andremo a scrivere come 0,03, andiamo a dare la dicitura percentuale, molto bene. La durata in anni, che è 18, poi il contributo mensile del lavoratore, che è dato da meno 30 euro. Andiamo a dargli anche qui una formattazione appropriata. Il contributo mensile dell'azienda, che ricordiamo essere uguale, facciamo anche qui un copia formato, perfetto. E quindi avremo anche il contributo mensile totale, che è dato dalla somma dei due contributi. Perfetto. Dobbiamo andare quindi a calcolare il valore futuro che ogni bambino si va a ritrovare al compimento dei 18 anni. Per calcolare ciò utilizziamo la formula val.fut, quindi valore futuro. Questa qui è una formula che ci consente, dato un versamento periodico per un tot di anni, un tasso di interesse definito, calcolare allo scadere di quella durata quanto effettivamente sarà l'ammontare, quindi esattamente quello che ci viene richiesto. Le note, i suggerimenti di Excel ci suggeriscono sempre tutti gli elementi che fanno parte di queste formule finanziarie. La prima è il tasso di interesse, che abbiamo qui pronto, i periodi sono dati dal numero degli anni. Attenzione, il tasso di interesse mensile, quindi dobbiamo ricordarci di dividere per 12, così come il numero degli anni va moltiplicato per 12 perché il singolo periodo è su base mensile, quindi bisogna rapportare e considerare tutto con la mensilità come unità di misura base. Poi i pagamenti sono dati da B5 che ogni periodo, quindi ogni mese nel nostro caso, vengono versati e come al solito questi pagamenti vengono dati alla fine del periodo, quindi possiamo inserire lo zero o sottointeso il fatto che vengano pagati alla fine del periodo. Stavolta lo inseriamo. Facciamo invio ed ecco fatto la somma che ogni bambino si ritroverà al compimento dei 18 anni da questo piano di investimento. Ricordiamoci sempre di applicare le formattazioni opportune attraverso gli stili di cella, ma questo conclude l'esercizio sul quarto capitolo.